Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. Se n'è andato il 15 dicembre di 4 anni fa, alla veneranda età di 96 anni. Non parleremo del suo ingresso nella massoneria del Grande Oriente d'Italia, della loggia Propaganda 2 che rifondò. Non parleremo delle variegate gravi accuse mossegli contro gran burattinaio, orco pluriomicida, diabolico stragista, financo spregiudicato golpista. Di tutto ciò non ci occuperemo. Se n'è parlato fin troppo sovente, anche a sproposito, come in questo singolare botta e risposta fra Pannella ed Andreotti. Tu ricevevi Gelli qualificandolo io, allora nell'interpellanza, come capo di un'associazione golpista e criminale. Gelli era sicuramente un diplomatico argentino o no? Onorario, signora. No, onorario, era quello che tutte le visite dell'Argentina ufficiali le organizzava lui. No, ma... Dai Pannella è meraviglioso perché digiuna ma è un esperto in minestroni. Questo di reclame. Io e Andreotti, lui è più anziano di me di 3 mesi. L'ho visto alcune volte, non mi ha mai parlato né di massoneria, né mi ha mai chiesto niente. Andava a colazione spesso, avevamo modo tanti argomenti di poter parlare. Classe 1919, Licio Gelli da Pistoia, muove i primi passi in mezzo alla farina nel mulino gestito dai genitori ed apprende subito la forza della lievitazione. La industria Barcellona, ora ridotta dai comunisti, un bivacco di truppe e un cumulo di rovine. A 17 anni Gelli parte volontario in Spagna col fratello Raffaello che muore combattendo. Quando torna fra gli arditi di Firenze, il duce lo fa convocare a Palazzo Venezia. Stretto la mano e quando mi ha abbracciato chiedendomi dopo che la mia famiglia aveva dato già un grosso contributo alla causa fascista e che cosa avrei voluto e desiderato fare. Io gli dissi servire il partito. Sempre in camicia nera fino a Salò, nel dopoguerra l'esordio imprenditoriale come rottamatore autorizzato dal Ministero, raccoglie i rottami ferroviari che poi cede alle acciaierie Falck di Milano. La mia volontà di Dio, io ho caricato anche 30 vagoni di rottame al giorno. Dal materiale ferroso a quello soffice, Gelli entra nella Permaflex di Pistoia. Ci sa fare, lo promuovono direttore a Frosinone, dalle molle dei materassi ad acrobatiche, attività finanziarie e di mediazione, soprattutto all'estero. Contribuì così a far uscire l'Italia dalla crisi petrolifera del 73, favorendo incontri fra Refe Saldarabia e il presidente Leone. Ebbe l'amicizia anche di altri capi di Stato, dal caudillo Franco allo scià di Persia Palevi, dal rumeno Ceausescu al rais egiziano Sadat, dal presidente cileno Pinochet a quello iracheno Saddam, sino al fraterno legame con il presidente argentino Perón. L'Italia è stata condannata dal Tribunale di Strasburgo a chiedermi scusa attraverso la stampa, cosa che fece. Chiese scusa per tutto quello che io avevo subito e poi mi condannò l'Italia a pagarmi 2 milioni di spese di giustizia e 20 milioni di persecuzione. Una curiosa vicenda giudiziaria lo riguarda, tuttora dominata da un omertoso vile silenzio. Gelli fu condannato ad 8 mesi di reclusione per vilipendio al capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro per aver scritto un articolo nel quale si chiedeva se il presidente potesse ritenersi cattolico dopo aver chiesto ed ottenuto nel 1945 come PM di un tribunale del popolo la condanna a morte di 8 fascisti della sua Novara. Ecco i martiri prima e dopo la fucilazione. Andò meglio al senatore Missino Misserville, assolto dall'accusa dopo aver voluto identificare Scalfaro in un quadrupede, imponendo al proprio cane il medesimo nome del presidente, Oscar Luigi. Gelli non temeva la morte. Si va via tranquillo, c'ho la valigetta bella e pronta. Quando arriva, arriva. Qualche anno prima di lasciare la vita terrena, il commendatore si dedicò alla poesia.
Alba Varietti declama Io sono. Io sono, nonostante mani grandi abbiano tentato di strangolarmi appena nato. Io sono, nonostante gli strali nemici che sulla mia pelle si sono spezzati. Io sono. Sono quello di sempre, nonostante abbiano cercato di cancellarmi. Io sono, nonostante abbiano voluto infangare una storia del quale vado fiero. Io sono, nonostante l'odio dei crudeli che con amore io ho ricambiato. Io sono, per come Dio mi ha voluto, per come qualcuno mi ha amato. Io sono, e sono solo. E non temete mai per me quando volano i corvi, perché i corvi volano in gruppo, mentre io sono un'aquila che vola sola, sempre più in alto.